Ciao e bentornati a questo Let's Play Dungeons and Dragons Shadow Over Mistara. Attenzione, c'è una personaggia che ci deride. Una personaggia che ci deride. Ok, a quanto pare vuole prendersi tutta Mistara. Esatto. E noi andiamo a Stronghawk. E non c'è un motivo apparente, andiamo là a picchiare. No, stiamo cercando ancora di andare nella fortezza del nemico. Ah, abbiamo sbagliato strada. E combattiamo subito contro una manticora perdendo tutti e due. Siamo morti tutti e due. Dopo mezzo secondo. Come voler dire, sarà qua da qualche parte. Abbiamo sbagliato il primo colpo. C'è la manticora che ha un principio di calvizie, tra l'altro. È una manticora anziana. Come i draghi rossi anziani, c'è la manticora anziana. Che ricordiamo è un attributo positivo, Elder. Che bella sta mossa. Se saltate e correte... Da notare la posa plastica. Sì. Esatto, degna del miglior atleta. E fa anche un rinvio da baseball, tra l'altro. No, ok, non c'è questa. Che combo. Mi verrebbe di dire, amici! Si vola. No. Per favore, basta citarli. Non voglio farmi odiare. E abbiamo ucciso la manticora in uno stage molto molto corto e per questo continueremo nel prossimo episodio. Esatto. No, nel prossimo episodio. Cioè, adesso. Oh, apriti sesamo! Entriamo dentro. E tu sei salito di livello. Salito a livello 16. Sei salito di livello. Io no. Ecco. E tu no. Uffa. Sono contrario a tutto questo. Io posso prendere questo? E io non posso distruggere questo. Sì, bisogna andare sotto e fare così. Ah, c'è frecce. A parte che sì, però abbiamo preso gli orecchini. Gli orecchini. Che non si sa cosa servono. Gli oppure l'ancle. C'è scritto sotto, orecchini. Ma non ce ne frega niente. Adesso qua, dentro la caverna, bello che ci sono dei geyser, cioè no, dei geyser. La ditta, sono naturali questi qua. La ditta che li ha installati. Sì, esatto. Immagino già il drago rosso che fa, ha una ditta costruttrice, salve, vorrei delle trappole col fuoco. Sì, tutti sanno che la sede sta in Statale Romea, 4 km da Mestre. Quella è la numero uno, hai fatto pubblicità occulta. No, io non ho detto il nome dell'azienda, dai, che cosa l'hai detto dire, tu? Basta dire quella e tutti sanno cos'è. Oh, finalmente qualche gnoll che dimostra di essere inutile comunque. E anche i coboldi che allegramente ci tirano le bombe, ma... Se sei un coboldo, ti tirano le bombe. Andiamo, ancora. Comunque siamo stati fortunati perché nessuno... Hai cura ferite gravi tu. Io? Sì. Come io? Sì, hai l'anello di cura ferite gravi. No. Adesso vedevo. Però siccome sono un combattente non me ne frega niente. Perché io so che ho crediti infiniti, quindi... In teoria se premi il quarto tasto tuo ti curi. Vediamo. Ah sì, con una posa da macho! Sì, esatto. Come corre il tuo personaggio? Da notare che io ho uno scudo che è piccolissimo. Adesso stavo notando. Fra i capelli e fra la barba. Cioè, ho lo scudo che praticamente è un piatto. Sto tenendo un piatto al posto di uno scudo. Finché non è di porcellana. Tra l'altro questi qua assomigliano tantissimo ai nemici che trovi verso gli ultimi schemi di Golden Axe. È vero. Di cui faremo un altro let's play più avanti. Esatto. Ma solo del primo, perché forse il secondo si salva, ma gli altri fanno abbastanza schifo. Il terzo fa abbastanza schifo confronto al primo. Beh, il primo è il primo. Il primo è Golden Axe. Prima. Ok, continuiamo ad andare avanti. Ci sono dei cagnetti. Si aggiunge un po' di aspettativa platform, perché qua devi schivare. Cosa sto facendo? Mi sta mordendo delle parti che. Delle parti intime. I sacri gingilli del potere dei chierici. Il simbolo del potere. Una pietra. Attenzione, ho trovato l'arma più potente di ogni gioco. Fire! Magic livello 5. Ecco, bravo, hai buttato il fuoco. La voglio. Fuoco. Ecco, adesso posso tirare anche cura ferite critiche. Ah. Non ai nemici, spero. No, a me. Ah, ecco. No. Voglio entrare anch'io? Vai su. Sì, vai avanti, però non su. Ok. Qua cosa c'è scritto? Gargoyles are immune to non magic attacks. Quindi devi fare tu, perché io non ho. Aspetta, Strike. Vediamo se ho qualcosa di utile. Ah sì, ho i fulmini.
C'è un nano che lancia fulmini, sì. Non ho mai pensato di dirlo. Sono come il grande Mazinga. Nano, perché è un nano il grande Mazinga, ricordiamo. Sono il nano Mazinga. Sì, avrei forse. Sarebbe stato meglio prendere il mago in questo caso, ma. Restiamo con i nostri personaggi fino alla fine. No, ma io sono sicuro che ce la possiamo fare lo stesso. Ci sarà qualche artefatto magico? Sì, sicuramente. Distruggiamo un po' di. Oh, sì, questo qua. Oh, dei gargoyle. Un altro gargoyle che muore. Che morde i sacri gingilli. Vediamo se riesco a. Esatto. Attenzione! Grandissimo fulmine! Non incrociare i flussi, mi raccomando. Esatto. Sei. Ma perché non gli fai niente, anzi gli dai energia. Ma chi era quello che. Erano proprio i gargoyle? No, non posso fare fulmine. Erano i gargoyle quelli cattivi? Questo qua è ancora un gargoyle, sì, esatto. Quindi se è della magia, bene, se no. Provo con striking, ma. Siamo messi male. Eh no. Gli do. È lui che prende energia quando fa così. Esatto. Cosa dovremmo fare? Andare avanti, vedere se c'è qualche oggetto che ci possa essere utile. No, lo scappare bellamente anche, eh. Perché mi pare che in questo gioco si possa fare anche questo. Via! Scappare, esatto. Che forse è stata la cosa migliore. Sì, esatto. Questo gioco almeno non c'è stato un. Ma vedi Non posso. Non so come usarlo. Cioè, non posso usarlo. Devi lasciarlo a me ancora. Vabbè, non importa. No, ma tu puoi usarlo. Puoi usare. Ci sono i zombie di Altered Beast! Questo gioco non è un continuo. Continua citazione di altri giochi. Sì, un continuo riciclaggio di personaggi, di mostri di altri giochi. Però a differenza di altre viste non perdono le braccia. Pietre. Ecco. Io continuo a pestare elfi. It's locked, male. It's locked. Mi ha finito le chiavi. Direi che di lock di lost. Ma cosa c'è scritto? In mostrese da uno che non sapeva scrivere. Ah, ok. Sono scarabò. A quanto pare c'è la cattiva finalmente, di turno. L'abbiamo trovata. E ci dice che è finito il gioco. Bene, possiamo salvarci. Dobbiamo combattere contro questo allegro ragazzone. Dovrebbe essere, tra l'altro, questo se non sbaglio, dovrebbe essere il mostro del il Lich. È il mostro del primo gioco. Ah, sì? Dovrebbe, sì. Immagino di sì. Perché non possiamo combattere contro quella specie di Ebroniano? Perché l'armatura. Noi dobbiamo solo combattere contro Lich. Cioè, contro il Dottor Doom. Vediamo se. Eccoci qua. Mamma mia, che casino. Vediamo cosa succede. Ci lancia zombie ancora. Beh, giustamente. Come ogni boss che si rispetti. Sì, esatto, ha sempre i suoi. Non sfuggirà. No, non riesco mai a colpirlo io. Esatto, dai, ce la facciamo. Ah, proprio mi stordisce. Ce la facciamo in scioltezza. Non riesco a colpirlo. Ah, forse il pelato ce la farà. Forse la potenza della pelata. Non riesco a eseguire il mio Shoryuken. Niente, quando mi colpisce mi manda a terra. Deve avere qualche particolare contro i chierici. Ce l'ha contro di loro. Si vede che da piccolo un giorno. Oh, ce l'ho fatta! Io stavo infierendo su uno zombie. Esatto, ce l'ho fatta a sconfiggere il Lich. Esatto. Ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo fare soldi. Ah, non aspetta. Abbiamo battuto il Lich e gli altri ci stavano a guardare. E ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao! Ciao!